Apri, Signore, il nostro cuore e comprenderemo le parole del Figlio tuo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: ancora il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva. Si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Terminate questa parabola, Gesù partì di là. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Mosè eseguì ogni cosa come il Signore gli aveva ordinato. Gesù ha compiuto tutto quello che il Padre gli ha comandato di compiere venendo a redimere gli uomini. Infatti, le ultime parole di Gesù morente sulla croce sono proprio queste: tutto è compiuto. È come un sigillo al proprio testamento. Il testamento di Gesù è stata la consegna delle verità del regno dei cieli. Tutto quello che noi conosciamo riguardo a Dio è stato confermato o rivelato da Gesù. La conferma è per quanto riguarda il Vecchio Testamento, la rivelazione è per ciò che egli stesso ci ha annunziato nel Nuovo Testamento. Allora, compiere la volontà di Dio, questa è la missione di ogni uomo. E Mosè ci tiene a compiere tutto ciò che il Signore gli ha ordinato. Allora, erige una tenda e lì dentro ci mette come un sarcofago, qualcosa di sacro, che chiama la dimora, il che significa che dove è Mosè la tenda c'è anche la dimora di Dio. Poi prese la testimonianza, evidentemente era come il testo sacro, le pietre dei comandamenti, pose tutto dentro l'arca e collocò il velo che doveva fare da cortina e lo tesse davanti all'arca. La nube coprì la tenda del convegno, la gloria del Signore riempì la dimora. Noi ci capiamo poco. Di queste parole bisogna capire veramente bene il significato. Coprì la tenda la nube, quella che appariva ogni volta che Dio voleva mostrare la sua presenza. Ve lo dicevo qualche giorno fa, non è la nube della pioggia, ma è la nube della presenza divina. E la gloria del Signore riempì la dimora. Dio si compiacque di tutto ciò che Mosè aveva preparato e mentre la nube copriva tutto, lo stesso Mosè non poteva entrare perché era come una nube di fuoco.
Infatti la notte tutto il popolo di Israele, ormai era numerosissimo, che si accampava ogni volta dove arrivavano, vedevano il fuoco intorno alla tenda di Mosè dove c'era la dimora di Dio. Per tutto il tempo del loro viaggio, quando la nube si innalzava e lasciava la dimora, gli israeliti si muovevano da una parte all'altra, levavano le tende e camminavano avanti. Se la nube non si innalzava, essi non partivano. Perché sto sottolineando queste parole? Perché esiste tuttora una dimora di Dio sulla terra, certo, e la casa di Dio che noi consacriamo, questo tempio, questo santuario dedicato alla Madonna, è consacrato. Quindi c'è la presenza speciale di Dio. Noi non vediamo fuori della chiesa, sopra il tetto, il fuoco, ma sappiamo che Dio, che lì si mostrava in quella maniera, è presente. Dove gli uomini si riuniscono per lodare Dio, lì Dio pone la sua dimora. E Gesù conferma dicendo: dove due o più di voi sono riuniti nel mio nome, io sono là in mezzo a loro. La presenza di Dio è una presenza di luce, ma che appare agli occhi del popolo di Dio, agli occhi degli israeliti, come un fuoco. E rimane lì durante il giorno e durante la notte. E dice proprio questo: vi era in essa un fuoco visibile a tutta la casa di Israele per tutto il tempo del loro viaggio. Anche noi, ognuno di noi fa un viaggio dalla nascita al momento in cui il Signore ci chiama a sé. In questo viaggio noi contempliamo la nube di Dio, che è la sua presenza, la sua grazia e il suo perdono, perché noi siamo peccatori e nonostante tutto quello che sappiamo ricadiamo di nuovo. Sapere non basta per essere creature nuove e sante secondo la volontà di Dio. Bisogna mettere in atto con la propria volontà ciò che abbiamo conosciuto, a cominciare dai comandamenti di Dio, poi i precetti della Chiesa, poi tutto quello che ci viene insegnato giorno per giorno. Papa Francesco ne sta dando un esempio meraviglioso. Non basta mai a dire, a spiegare, a ripetere, ad esortare, a precisare anche nei dettagli la verità di Dio, perché è un po' come il respiro. Se abbiamo l'aria abbondante facciamo un respiro abbondante, se no facciamo un respiro sofferto, incompleto. Ecco, la verità di Dio deve scendere piena, piena. Ave Maria piena di grazia, quindi piena di verità. La pienezza di grazia e la pienezza di verità sono i distintivi del cristiano che cammina, compie il suo viaggio dalla terra al cielo. Ma se ne accorgono gli uomini, lo capiscono, se ne ricordano? Perché così pochi si ricordano di Gesù? Perché pochissimi vanno dal Signore nella sua tenda a nutrirsi del pane eucaristico, a nutrirsi di Gesù che è pane di vita? Perché gli uomini si attaccano alla terra, si nutrono delle cose che produce la terra e soprattutto ambiscono ciò che agli occhi degli uomini ha valore grande. Quindi l'ambizione distrugge la presenza e il godimento di Dio, ma Dio c'è ugualmente. Vedete, se 1 milione di persone stanno lì e non se ne importano niente di Dio, o addirittura non sanno niente, ma c'è una persona che crede,
Dio pone la sua tenda su quella persona, il suo fuoco su quella persona. Quanti abitanti c'erano a Gerusalemme nel giorno della Pentecoste? Bah, migliaia. Ma lo Spirito Santo scese su Maria e gli apostoli riuniti nel Cenacolo. Pensiamo a questo, specialmente in questo mese di agosto, offrendo al Signore tutto l'amore di cui siamo capaci e chiedendogli, come diceva Padre Pio, di accrescere l'amore. Diceva Gesù, io te l'ho dato tutto l'amore, però se tu ne vuoi ancora di più, dammelo e io poi te lo rendo. Chiediamo con umiltà tanto amore, lo Spirito Santo, sulla nostra testa, sulla nostra anima, sul nostro lavoro, ma specialmente quando ci riuniamo nella casa di Dio, perché quello Spirito Santo è la luce che ci guida, è il fuoco che ci riscalda. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.